Le varie sostanze si possono presentare in tre forme diverse, tre stati di aggregazione diversi, solido, liquido e gassoso. Basta pensare all'acqua, come esempio si ha il ghiaccio, l'acqua liquida e il vapore d'acqua. Si può passare da uno stato di aggregazione all'altro riscaldando, quindi somministrando calore alla sostanza, e quindi si va da solido a liquido a gas, oppure raffreddando, quindi sottraendo calore. Si va dal gas al liquido al solido. Questi sono i cambiamenti di stato che si chiamano fusione da solido a liquido, vaporizzazione e così via gli altri passaggi di stato, compresi quelli da solido a gas e viceversa da gas a solido. I passaggi di stato dipendono soprattutto dalla temperatura ma anche dalla pressione. Dove la pressione esterna, la pressione atmosferica è minore, per esempio in alta montagna, l'acqua bolle prima dei 100 gradi centigradi perché la minor pressione favorisce la vaporizzazione. Questo è intuitivo perché il vapore d'acqua che si forma sopra lo strato di liquido è costituito da particelle d'acqua, molecole d'acqua che abbandonano lo stato liquido per passare allo stato di vapore. Se la pressione esterna è molto intensa, allora si comporta come una specie di mano che preme sulla superficie del liquido e impedisce a molte molecole di lasciare il liquido per diventare vapore. Quindi in qualche modo la grande pressione esterna le ricaccia dentro al liquido. Viceversa, in alta montagna questa pressione esterna è molto più bassa e quindi le molecole dell'acqua liquida sono più libere di lasciare il liquido e passare allo stato di vapore. Per questo motivo le molecole dell'acqua liquida non hanno bisogno di arrivare a 100 gradi centigradi perché già la loro energia termica a 80 gradi centigradi, che è minore rispetto all'energia termica a 100 gradi, però già a 80 gradi l'energia termica è sufficiente per la vaporizzazione, per farle diventare vapore. Dunque sono due i fattori che favoriscono o sfavoriscono la vaporizzazione, per esempio, e sono la temperatura e la pressione. Abbiamo appena visto che la pressione bassa all'esterno del liquido favorisce la vaporizzazione e invece la temperatura deve essere alta per favorire la vaporizzazione. Infatti, l'alta temperatura significa che le molecole del liquido si agitano in modo molto violento, quindi hanno la giusta energia di agitazione termica per poter passare allo stato di vapore. Quindi, in conclusione, la temperatura alta e la pressione bassa favoriscono la vaporizzazione.